Yeah.
dopo ai bambini le sorprese che abbiamo finito. Thank you.
È stata una bella gara. È sempre una bella gara, però ci sarà qualcosa che su cui sei rammaricato, in un punto, una caduta, uno sbaglio, una traiettoria, un salto? Sono stato sfortunato nella seconda mancia, ecco, vedi? In partenza. Vabbè. Ti rifarei per la prossima. Sì. Okay. Andiamo avanti con De Sia. Tu hai qualche rammarico? Potevi fare qualcosa in più, in meno? È andata bene, è andata male? Che dici? È un po' nella seconda mancia, un po' in partenza, sbagliato. Vabbè, ci rifacciamo alla prossima anche per te. Sì. Vabbè. Andiamo dall'altra parte, poi arriviamo ai due vincitori con Pennacchio, giusto? Sì. Ugo, ah, tu sei Ugo, mannaggia. Scusami, ho sbagliato io. Sei tu che in gara 1 e in gara 2, no, in gara 1 hai mancato la partenza. Sì, sì, è bloccato l'acceleratore poi, però ce l'ho fatta. No, ma infatti ho visto che poi in gara 2 sei andato fortissimo, quindi potevi dire la tua anche nella gara 1. Però ho recuperato anche un poco nella prima gara, ho fatto quello che potevo. Va bene, bravo, bravo Ugo. Poi passiamo a Nicolò, perché in gara 2 eri vicino a Davide, poi non ti ho visto più subito, che è successo? Sì, la foga è data la mano perché ero molto vicino, però poi una c'è troppa foga nel provare un sorpasso, sono caduto e ho perso tempo. E poi un problema agli occhiali, non sono riuscito a recuperare il distacco. Vabbè, vabbè, complimenti, ma sicuramente ci sono i numeri per vedere una bella gara tra voi due, ma anche con gli altri. Con David, che oggi è il mattatore di questa giornata, per te è andato tutto benissimo, immagino. Sì, solo nella seconda potevo dare un po' di più, forse. Ancora di più volevi dare. Ti sei preso subito 20 secondi da, vabbè. Da Nicolò. Vabbè. Ok, complimenti a tutti voi, ragazzi. Faccio a tutti un po' la stessa domanda, no? Se avete qualcosa da rammaricare o se comunque siete completamente soddisfatti di questa giornata di cross. Che dici tu? No, abbastanza bene. Vista? No, era bello. Ok, andiamo avanti, di poche parole, invece tu? No, tutto bene, solo che in certi tratti la pista era un po' difficile. Beh ragazzi, motocross è così, magari vai più forte in un punto, meglio in un altro, però poi è dove hai più difficoltà che si parla ad andare in moto. Va bene, andiamo avanti, porto dalla poche, vengo da te. Tu che rammarico c'hai oppure sei contento? Potevo andare meglio nella prima mancia. E che cosa è mancato? La partenza oppure... Partenza. Va bene, andiamo avanti. Tra di voi, insomma, c'è rivalità? No, vedo che vi sfottete, siete amici? Sì, siamo amici, soltanto che sono partito un po' male in entrambe le mance, ho dovuto recuperare molto. Vabbè. Però ho girato bene, sono molto felice di oggi. Benissimo, Pietro, perché oggi l'hai fatta tua la mancia in tutte e due le gare, complimenti. Sì, è stato molto bello, molto bella anche la pista, mi sono divertito. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in queste gare e sempre anche negli allenamenti. Bene. Bravissimi, che vuoi a chi vuoi ringraziare? Ah, prima vorrei ringraziare al mio coach Ivan Di Bello, poi al mio team Motor Service e anche a mio padre e a mia madre che spendono sempre soldi per farmi correre. Vabbè, ma quello è sottinteso per tutti, penso.
che valga questo ringraziamento ai genitori, quindi se chi non l'ha fatto, ma lo faccio io per lui, sicuramente sarete grati ai vostri genitori che vi fanno fare questo sport. Grazie, alla prossima!